Ecco, buongiorno. Oggi videoconferenza istituzionale. Siamo con il presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina. Benvenuto, presidente. Buongiorno e bentrovati a tutti voi. Benissimo. Allora, partiamo subito con una prima domanda. Che cos'è Assoturismo? Cosa rappresenta e chi sono i suoi affiliati e associati? Ma Assoturismo è il segmento specifico che rappresenta l'intera filiera del turismo della Confesercenti nazionale. E questo già è un primo punto a favore perché il Confesercenti ha ritenuto di dover distinguere il commercio tradizionale che da sempre ha rappresentato dalla filiera del turismo. Filiera del turismo che è rappresentata dagli alberghi, dall'extraalberghiero, dai campeggi, dagli stabilimenti balneari, dalla ristorazione, dalle agenzie di viaggio, ma anche dai professionisti del turismo, le guide turistiche, gli animatori turistici, gli NCC. Ecco, a capo di tutte queste singoli anelli della filiera del turismo c'è Assoturismo che si fa portatore delle istanze dell'intera filiera, perché vede, spesso la singola voce di una federazione verticale può essere certamente di parte, può farsi portatore delle istanze di quel determinato segmento piuttosto che l'intera filiera. Allora noi interveniamo come Assoturismo per dare l'idea in questo caso della crisi che ad esempio stanno vivendo i singoli anelli. Pensi all'alberghiero, l'alberghiero spesso ha delle posizioni, non dico in contrapposizione, ma che chiaramente non collimano con quello del mondo dell'extraalberghiero. Ecco, noi svolgiamo una fase e un momento di riflessione complessiva per l'intera filiera. Benissimo, un 13-15% di PIL, prodotto interno lordo nazionale, che comprende tutta questa filiera, per cui abbiamo anche il settore della ristorazione che in questo periodo sta soffrendo in maniera quasi esagerata, direi, no? Perché chiaramente si trovano ad avere magari chiuso da 60 giorni e non aver ricevuto alcun compenso o alcun indirizzo ben preciso sulle aperture. Ecco, io però prima di partire con questo vorrei appunto precisare una cosa. Ho notato che in tutte le sue videoconferenze che ha fatto in questi giorni, denominatore comune appunto il fatto che il governo oggi ha disatteso completamente le vostre aspettative. Tant'è che voi vi siete portati avanti e con le altre associazioni di categoria, come a dire, Federalberghi e Confindustria Alberghi, avete redatto un protocollo nazionale di accoglienza sicura, questo volume che consta di quasi 30 pagine, fatto bene tra l'altro, che è curato dal professor Pierluigi Viale, diciamo dell'Università di Bologna, Policlinico Sant'Orsola di Bologna, reparto malattie infettive. Ecco, quali sono i punti cardine di questo vademecum di questo protocollo? Sì, io farei un attimino, se me lo consente, un passetto indietro, perché la Certo. sua domanda è stata abbastanza lunga e ha abbracciato alcuni argomenti, ecco, a me Può cari. disquisire quanto vuole. Io dico a me cari proprio per il momento di estrema crisi che stiamo attraversando. Vede, la sensazione che noi come filiera del turismo abbiamo è che si stia correndo verso la fase 2 e questo senza fare riferimento alle aperture perché io sono per l'apertura e poi magari approfondiamo questo aspetto, però si sta correndo verso una fase 2 senza aver affrontato e risolto i problemi della fase 1. Praticamente, soprattutto la filiera del turismo è stata abbandonata a se stesso. Il decreto cura Italia, il decreto liquidità soprattutto, rappresentano dei libri dei sogni, nel senso che le misure probabilmente in alcuni casi ci sono, ma queste non hanno avuto alcun tipo di attuazione o applicazione nella pratica. Per cui la filiera del turismo da questi due decreti non ha ricevuto nessun sostegno significativo. Aspettiamo il decreto aprile, siamo a maggio e speriamo di vederlo adesso, e lì speriamo che finalmente il ministro Franceschini, senza alcuna vena polemica, che fino ad oggi ha fatto più il ministro dei beni culturali che il ministro del turismo, prenda a cuore il problema della filiera del turismo e intervenga in modo significativo. Sulle misure con le quali intervenire, magari le approfondiamo
le approfondiamo dopo. Ad oggi, quello che a me preme proprio sottolineare è quello che lei ha detto. Abbiamo, assieme ad altre due federazioni di albergatori, redatto un protocollo sanitario. E questo la dice lunga. Noi ad oggi non sappiamo e non abbiamo né regole certe, né sappiamo quando possiamo aprire, né sappiamo quando apriremo, come dobbiamo aprire, perché ad oggi il governo non ci ha fatto avere i famosi protocolli sanitari cui le imprese dovrebbero attenersi alla loro riapertura, per dare una riapertura sicura, per poter evitare forme di contagio, perché, ripeto, noi siamo sì imprenditori, ma prima di esserlo siamo cittadini. Per cui è nostro intento, è nostra volontà evitare contagi, perché anche noi saremmo oggetto e vittime di questa cosa. Allora, non intervengono, il governo non interviene con i protocolli, almeno fino ad oggi non è intervenuto, e ci siamo dovuti mettere in moto noi. Ricordo a tutti che questo è un protocollo sanitario per la sanificazione, quindi per poter consentire agli alberghi di ricevere gli ospiti, ma gli alberghi fino ad oggi non sono mai stati chiusi. Quindi fino ad oggi, se io nella mia struttura alberghiera dovessi accogliere un ospite, non saprei realmente per legge a quale misure sanitarie dovrei essere oggetto. Allora, questo già, ecco, è un primo segnale di grande disattenzione nei confronti della filiera. Diceva bene lei la ristorazione, per la ristorazione abbiamo fatto assieme alla FIPE Confcommercio, noi di FIEPET Confesercenti, promosso un altro protocollo sanitario così come questo di, relativo agli alberghi. E anche lì la problematica è molto più complessa, perché vede, se lei scorre questo protocollo per gli alberghi, vede la sanificazione necessaria per le camere, vede che chiaramente il bagno, ad esempio, di ogni camera, chiaramente non hanno una necessità di sanificazione momento per momento, perché questi sono ad uso e a servizio dell'ospite della camera. Cosa diversa, ad esempio, le toilette del ristorante, sia del ristorante della struttura alberghiera, sia della ristorazione in genere. Come e a che cosa attenersi. Sono uscite linee guida dell'OMS che veramente sono pazzesche. Ogni due ore bisogna cambiare il camice allo chef, bisogna procedere a delle sanificazioni che probabilmente nemmeno nelle strutture ospedaliere oggi vengono attuate. Allora, non è se noi vogliamo o non vogliamo, ma è proprio la necessità di avere quelle famose regole certe, averle prima possibile, perché la filiera del turismo, vede, parlavamo di aperture, la filiera si decide di aprire, oggi il Friuli ha deciso così, ha deciso anche la Calabria ci ha provato, la Sardegna, le Marche, anche in Sicilia si discute di poter anticipare questa apertura. Per il commercio la riapertura coinciderà con la ripartenza, sebbene una ripartenza dolorosa, sebbene una ripartenza a piccolissimi passi, ma una ripartenza. Per la filiera del turismo la riapertura non coinciderà con la ripartenza. La ripartenza della filiera del turismo sarà a marzo 2021, sarà certamente e sicuramente con la Pasqua del prossimo anno. È inutile, diciamo così, prenderci in giro. E proprio perché non vogliamo prenderci in giro, abbiamo necessità di queste regole certe che oggi mancano. E queste sono regole che noi chiediamo per quanto riguarda la possibilità di poter mettere in condizioni il turismo di poter ripartire, perché poi per gli aiuti è tutto un altro, è tutta un'altra discussione. E l'argomento è interessante. L'Italia rappresenta, il turismo in Italia rappresenta il 15% del PIL. Diamo per la stagione estiva 1 milione di posti di lavoro tra stagionali e non stagionali. Non si può lasciare o abbandonare un comparto così. Siamo stati chiusi con una firma su un DPCM, non riescono più a comprendere come, in che modo e con quali regole poter ripartire. Questo è invece compito della famosa task force, che dovrebbe darci queste non chiamiamole dritte, questi regolamenti, questi protocolli, questi disciplinari che consentano a questo comparto
di poter ripartire. Badate bene, non aiuterebbero solo le imprese, aiuterebbero un milione di posti di lavoro, aiuterebbero un sistema economico nazionale che negli ultimi tempi ha avuto e ha dato grandi soddisfazioni. Noi abbiamo dato grandi soddisfazioni al governo, adesso aspettiamo che il governo dia qualche cosa in più a questa filiera del turismo. Questo è un argomento, diciamo così, che pesa soprattutto all'impresa e agli imprenditori del turismo. Negli ultimi anni noi abbiamo come comparto turistico veramente avuto dei risultati di grandissima soddisfazione, anche probabilmente per una serie di fattori contingenti, l'allarme terrorismo nelle principali capitali europee, la crisi della costa nordafricana, tutte cose che vuol dire che è anche il paese più bello al mondo? E hanno fatto sì, e questo ci siamo, che il nostro paese, che è il paese più bello al mondo, vivesse in termini di flussi turistici, soprattutto i flussi turistici provenienti dall'estero. Per questo dico, oggi è difficile parlare di turismo nostrano, ma noi già ci eravamo abituati, ma veramente abituati, con dei numeri significativi, con i flussi turistici provenienti dall'estero. Noi siamo il paese più bello del mondo, questo ce lo riconoscono tutti. Ho rilasciato interviste per il Giappone e per la Russia, e veramente chi mi intervistava aveva le lacrime agli occhi parlando di questa bellezza del paese Italia. Allora spesso a noi questo valore aggiunto sfugge, della bellezza, del grande patrimonio, anche monumenti architettonici, storici, che nessun altro paese comunque è paragonabile al nostro. E infatti la ripresa, città d'arte, ecco. E infatti quando ripartirà il turismo, ripartirà proprio dalle città d'arte. Quel problema che fino a qualche giorno, anzi fino a prima Covid, noi avevamo il problema dell'overtourism, oggi invece ci confrontiamo con lo zero tourism, e bisogna dare la possibilità a queste città d'arte di trainare, di essere il traino della ripartenza del turismo, perché quando ripartiranno loro e poi faranno da traino all'intero paese, perché è indubbio che soprattutto lo straniero pensa all'Italia, pensa a Firenze, pensa a Venezia, pensa a Roma, non pensa certamente alle località altrettanto belle, indubbiamente, ma chiaramente che sono un attimino fuori da queste città d'arte che sono universalmente riconosciute come veramente patrimonio dell'umanità, ma lo sono e lo saranno. Ecco, ho letto tra le sue parole all'inizio una certa polemica col ministro Franceschini, quando ha detto che praticamente ha fatto più il ministro del beni culturali piuttosto che il ministro del turismo. Lei ritiene che ci vorrebbe un ministero del turismo con portafoglio autonomo? Ma questa è una nostra richiesta frequente. Noi da più tempo sottolineiamo l'importanza di dover ricostituire un Ministero del Turismo autonomo, perché l'abbiamo detto poco fa, l'Italia è il paese con le maggiori ricchezze archeologiche, paesaggistiche, siamo un paese importantissimo. Allora, la spesa economica in termini turistici nella Comunità Economica Europea ammonta a 1.226 milioni di euro. Quindi qua stiamo parlando di miliardi di euro, scusate. Qui stiamo parlando di un'ingente quantità di denaro, e il 68% di questa spesa viene fatta nei paesi in quest'ordine: Francia, Spagna, Italia, Germania. Quindi la dice lunga l'importanza del turismo per questo paese. Farei un piccolo e un brevissimo inciso. Il fatto che noi siamo il terzo paese per spesa, il secondo per visite, ma il terzo per spesa, è importante perché fa capire quanto le strutture turistiche alberghiero e in generale la filiera del turismo sia esposta in questo momento di crisi alle speculazioni, sia esposta in questo momento di crisi allo sciacallaggio di speculatori che, venendo dall'estero, potrebbero trovare ottimo effettuare degli investimenti comprando a prezzi stracciati le nostre strutture. Questo lo dico come inciso, con una motivazione e con dei dati numerici che rendono giustizia a questo
rischio, perché spesso quando parliamo, ma chi vuoi che possa investire in Italia? No, l'Italia dal punto di vista del turismo è veramente quello che si dice una vera e propria industria, quindi da questo punto di vista noi abbiamo anche la necessità di doverlo tutelare. Tornando al ministro Franceschini, io non ce l'ho col ministro, ci mancherebbe altro, perché è il mio ministro, però ripeto, ma tra l'altro è una persona sicuramente preparata, colta, ecco. No, no, su questo è in dubbio, una persona di grande cultura. Però non è del settore. Leggendo il Cura Italia hanno previsto il fondo, che è giusto, attenzione, hanno previsto il fondo straordinario per la cultura e lo spettacolo. Mentre noi che chiedevamo a gran voce lo stato di emergenza per il turismo, Franceschini non è stato mai d'accordo nel concedercelo. Anche lì, per arrivare alla prima proposta, che è stata quella dei banchi, abbiamo impiegato più di 30 giorni dallo scoppio del Covid. Ripeto, noi dall'oggi al domani ci siamo trovati con l'azzeramento dei nostri ricavi. I nostri bilanci dalla colonna dei costi sono rimasti intatti, la colonna dei ricavi sono stati azzerati, quindi noi ci aspettavamo un'attenzione che il ministro, devo essere onesto, ci ha promesso in questo decreto, diciamo aprile bis, visto che siamo a maggio, che ci ha promesso e che noi ci auguriamo mantenga non solo lui la parola, ma abbia anche le condizioni poi di farlo passare, perché sappiamo come funziona il sistema politico, di farlo passare. Quindi noi da questo decreto aprile bis ci aspettiamo veramente dei provvedimenti significativi, e ci aspettiamo anche, vero è che occorrerà la modifica del titolo quinto della Costituzione per far sì che le competenze del turismo, così come erano state delegate alle singole regioni, ecco, ritornino in capo a una regia unica statale, nazionale, che sia affidata al Ministero del Turismo, a questo nuovo Ministero del Turismo, perché poi non è nemmeno a nostro avviso corretto che a secondo quale governo si avvicendi in Italia il turismo venga diciamo così associato vuoi al Ministero delle Politiche Agricole, vuoi al Ministero dei Beni Culturali. Ritengo che il turismo abbia la dignità per poter avere un Ministero proprio del turismo, con queste rinnovate competenze. E d'altra parte la domanda che ci poniamo come esperti, come persone del settore: se non ora, quando? Se non ora una regia unica in un momento di crisi così profonda del sistema e della filiera turistica in Italia, quando? È il momento, ecco, di darci da fare e di ridisegnare come saranno e come avverrà per parecchie altre cose che la crisi del Covid ha fatto esplodere in tutte le loro contraddizioni. Ritengo che anche questo del comparto del turismo vada affrontato e vada risolto con un ministero ad hoc. Benissimo. Nella filiera del turismo spesso ci scrivono persone che hanno delle piccole strutture come i bed and breakfast e gli affittacamere, dicendo che in questo periodo sono tra i più colpiti proprio perché, essendo piccoli, non hanno altre remunerazioni. Lei cosa ne pensa in questo momento di queste attività? Presidente di Assoturismo e rappresento anche i B&B e tutto l'extraalberghiero. Nell'extraalberghiero vengono ricompresi non solo i B&B, ma anche le dimore storiche e le case vacanze, quindi un mondo a sé. Il B&B puro nasce come un reddito complementare, un reddito aggiuntivo a quello che una famiglia doveva avere, diciamo così, tra virgolette, di per sé. Quindi nasce come reddito aggiuntivo, oggi è diventato una vera e propria industria. Ha dei meriti innegabili, ha fatto soprattutto in alcuni centri, ha ripopolato i centri storici, ha avviato un'opera di riqualificazione degli stessi centri storici, ha riportato i turisti in alcune realtà a vivere il centro storico, a vivere l'identità proprio di una città o di un paese, e creando un'ospitalità diffusa non solo nei grandi centri, ma anche nei piccoli centri. È chiaro che oggi vive una difficoltà, ma non credo che viva una difficoltà maggiore di altri, perché quella famosa colonna dei ricavi è stata azzerata per tutti. E la cosa grave non è tanto l'azzeramento
che è già grave di per sé, l'azzeramento che abbiamo ottenuto, ripeto, all'indomani della chiusura. Ma la difficoltà sta in quella famosa ripartenza, difficoltà nel ripartire, perché quando si parla ripartiremo ad aprile del prossimo anno, ma guardate che la nostra è una filiera che dovrà svolgere anche una funzione di far recuperare la fiducia al turista viaggiatore. Il turista viaggiatore dovrà recuperare fiducia nel viaggiare, soprattutto nel viaggiare e tornare e venire in Italia, nello specifico nel nostro paese. E qui ci saranno anche dei costi da sostenere, scorrendo sempre quel protocollo di sanificazione delle strutture. Quante strutture grandi, chiaramente hanno maggiori disponibilità economiche, potranno comprare sanificatori, prodotti e attivarsi, quanto invece sarà difficile ammortizzare questi stessi costi per delle piccole strutture come i B&B. Ripeto, i B&B completano l'offerta in termini di notti del sistema alberghiero, ecco, chiamiamolo e definiamolo così, complessivo italiano. Quindi non è noi siamo più bravi e loro sono meno bravi, piuttosto che gli albergatori versano in una situazione critica maggiore rispetto a quella dei B&B. Il sistema, quando parte, la filiera, quando parte e ha dimostrato negli ultimi anni che ce n'è per tutti. Riusciamo a coprire tutti i segmenti, dal 5 stelle super al 2 stelle, al B&B, alla dimora storica, al turismo esperienziale che ti fa vivere un'esperienza piuttosto che... Ecco, sarebbe importante far ripartire questa filiera prima possibile e dimenticarci le difficoltà, soprattutto economiche, che stiamo attraversando in questo momento. La parola d'ordine è ripartire, la parola d'ordine è avere regole certe e immediate, la parola d'ordine è non scoraggiarsi, la parola d'ordine è noi siamo pronti come imprenditori, il governo a noi sembra non lo sia in questo momento. Ecco, tra le filiere del turismo c'è anche quella dei balneari, stabilimenti balneari, che quest'anno chiaramente dovranno combattere con gli spazi imposti presunto governo che abbia detto ancora idee chiare non ne ha. Ecco, cerchiamo di capire un pochino qual è la sua interpretazione su questo argomento, che chiaramente non è ben ancora chiarito. Molti si stanno organizzando con le distanze sociali, altri si stanno organizzando con delle applicazioni di prenotazione, però ci sono chilometri e chilometri di spiagge libere che dovranno essere controllate, ecco, per cui anche lì è una cosa non da poco. Ecco, qual è la sua impressione? Ma guardi, la ripartenza è difficile. È difficile anche e soprattutto nella misura in cui il turismo balneare è la seconda voce nelle vacanze europee, è il secondo comparto per importanza. E quando noi blocchiamo il turismo balneare, il danno è grandissimo. Gli hanno dato la possibilità di poter cominciare a lavorare per mettere sulle per trovarsi pronti per questa famosa ripartenza che, ripeto, al momento non sappiamo quando avvenga e come debba avvenire. Anche lì, come facciamo noi a programmare se non sappiamo, ecco, poi ne sono uscite di tutti i colori, il press glass, i gabbiotti, delle situazioni veramente veramente fantasiane, diciamo, definiamole così. E questo è un comparto che soffrirà, questo è un comparto che va aiutato, questo è un comparto che, se dovesse saltare la stagione, consentitemi, siamo già a metà maggio. Io parlo da una regione dove oggi ci sono 27 gradi e normalmente saremmo andati al mare oggi. Quindi quando già la stagione è, se non del tutto, parzialmente compromessa, una stagione che finisce a settembre, quindi capiamo bene quanto poco tempo hanno per poter non solo avviarla, ma anche poter cercare di recuperare
non il guadagno perduto, ma contenere le spese, contenere il danno. Ecco, questo è un comparto che necessariamente va aiutato. Quando noi ci rivolgiamo al governo e diciamo: governo, tu non ci stai ascoltando, governo, noi ti abbiamo dato, ma tu, noi in questo momento tu non ci stai dando nulla, ci riferiamo soprattutto a dei segmenti che dovranno aspettare un altro anno. Cioè, anche lì, se dovesse ripartire, sono degli studi e delle statistiche che non ho fatto io, ma che abbiamo fatto fare anche al CST, al Centro Studi Turistici. Se dovesse ripartire la stagione a luglio, il comparto, la filiera intera del turismo verrebbe ad ottenere solo il 20% del volume d'affari ottenuto nel corso del 2019. Già si calcola il 40% di perdita del fatturato nel 2021. Quindi questi operatori, voglio dire, chiaramente avremo dei notevoli problemi, e dobbiamo essere necessariamente accompagnati, dobbiamo avere le risorse per poter traguardare le nostre imprese all'indomani della fine di questa emergenza, che ripeto non abbiamo avuto noi. Le voglio sottolineare quanto assurdo ogni tanto è discutere di turismo. Viene prevista la responsabilità civile e penale del gestore della struttura alberghiera, piuttosto che in caso di contagio da coronavirus, non solo per i propri dipendenti, ma anche nei confronti degli avventori, nei confronti dei clienti. Cioè, se io ospito un cliente nella mia struttura alberghiera e questo dovesse beccarsi il contagio del coronavirus, io ho una responsabilità civile e penale, come se la pandemia l'avessi determinata io. Allora, anche lì noi diciamo: tu puoi riscontrare nei miei confronti la responsabilità civile e penale nel caso in cui io non mi attenga alle misure sanitarie che tu mi dirai. Se io non ottempero a questi protocolli sanitari, benissimo, è giusto che ci sia una responsabilità civile e anche penale del gestore. Ma nel caso in cui io abbia già dato attuazione a questi protocolli e dovesse, Dio non voglia, verificarsi una situazione, un episodio di contagio, io non ho colpa, la pandemia non è colpa mia. Allora ha ragione l'albergo di Cortina che ha denunciato per danni la Cina perché ha determinato la pandemia. Allora, non possiamo fare impresa in un momento, o meglio, avendo una controparte delirante. Noi abbiamo necessità, e torniamo sempre all'inizio, di regole certe e di provvedimenti immediati che consentano al nostro sistema di poter riprendere, se anche a piccoli passi, ma poter riprendere. Parecchi, proprio per questa motivazione, parecchie strutture non apriranno i battenti finché non verrà chiarito l'aspetto della responsabilità civile e penale. Io non posso mettere a rischio il patrimonio aziendale per una cosa che non posso gestire, per una cosa che non posso certamente governare, perché così lo hanno dimostrato anche le strutture pubbliche, lo hanno dimostrato gli ospedali, lo hanno dimostrato le regioni, lo ha dimostrato il governo. Gestire questa situazione di pandemia non è cosa certamente semplice. Ecco, questa mattina io ho parlato con un proprietario di un grosso tour operator, il quale appunto mi diceva le sue problematiche, soprattutto per chi viene dall'estero. E in questo includo anche le agenzie di viaggi. Ecco, in questo momento non sanno proprio come muoversi e non sanno neanche quando sarà l'apertura, perché il problema non è soltanto tornare al lavoro in Italia, ma spesso e volentieri lo devono fare prenotando verso l'estero, per cui parliamo di crociere, parliamo di mete esotiche, parliamo di viaggi comunque intercontinentali, che ad oggi chiaramente sono sospesi, per cui questo è uno dei settori, dei comparti maggiormente colpiti. Guardi, l'ho detto... Anche quello dei trasporti, parliamo anche di autobus, taxi e cose del genere. No, poco fa discutevamo della difficoltà nell'individuare il settore, l'anello della filiera che sia in maggior, che versi in una situazione più critica rispetto a un altro anello. Lo siamo tutti. Le agenzie di viaggio stanno vivendo un momento veramente altrettanto delirante.
perché abbiamo visto come gli albergatori decidono di non aprire, abbiamo visto come i ristoratori non sanno nemmeno come aprire, perché avere il delivery piuttosto che la consegna, quindi il delivery piuttosto che l'asporto fa tanto per una rosticceria ma non per un ristorante, avremmo fatto tutti rosticcerie e non ristoranti. Le agenzie di viaggio, che vivono altrettanto momento di estrema criticità, hanno un valore aggiunto nella loro criticità, quello di aver dovuto far fronte alla restituzione delle caparre, delle famose caparre che erano state versate dai clienti che intendevano viaggiare. La pandemia è scoppiata in un momento favorevole per quanto riguarda le gite di istruzione da parte degli istituti scolastici, spesso all'estero, e questi, specialmente i pacchetti venduti dalle agenzie, le agenzie acquistano i pacchetti aerei immediatamente, perché prima acquisti dai vettori aerei più ai prezzi scontati e quindi puoi spuntare un prezzo. Non si tratta, molto spesso non si tratta di semplice guadagno per l'agenzia, si tratta anche di poter trasferire questo minor costo sostenuto all'offerta e quindi al cliente che ne usufruisce. Dall'oggi al domani hanno bloccato tutto, dall'oggi al domani questi si sono dovuti trovare nella condizione di dover restituire centinaia di migliaia di euro di caparre già incassate, e li ha messi non in crisi. Ci sono parecchie agenzie che corrono il rischio, e tour operator che corrono il rischio anche lì. Devo dire che il governo ha cercato, ha farfugliato un aiuto che è consistito nel bonus vacanza, nel senso di poter trasferire in avanti questo bonus, ma le OTA, che sono le principali piattaforme sulle quali ci si muove, si muove il turista, non ne ha voluto sapere, se ne è infischiato, come si suol dire, di questa direttiva del governo nazionale italiano, e ha operato come ha meglio creduto. E il meglio creduto loro è stato quello di procedere con gli addebiti nei confronti delle agenzie di viaggio e delle strutture alberghiere, dei B&B, di tutte le caparre che erano state già versate. Questo ha messo non in crisi, ha messo in una situazione di estrema gravità economica e di sostenibilità economica e finanziaria principalmente le agenzie di viaggio, che ancora oggi non sanno come poter risolvere questo problema. Si trovano tra l'incudine e il martello. Vede, anche non solo le agenzie, ma anche le altre tipologie di strutture non vogliono nemmeno entrare a muso duro scontrarsi a muso duro contro questi portali, perché poi è da lì che arriva il lavoro, e l'imprenditore ha pur sempre la speranza di poter ripartire prima possibile, di poter contare sulle prenotazioni che poi potrebbero arrivare da queste OTA. Lì il discorso sarebbe interessante. Ad avere un Ministero del Turismo nazionale, potremmo pensare a una piattaforma, un'idea che anche negli anni scorsi è veicolata, una piattaforma di prenotazione italiana, magari a regia Enit, quindi fuori da ogni discussione e speculazione, che consentirebbe anche di poter accantonare una parte di quelle percentuali che agenzie, che tour operator, che strutture alberghiere, extra alberghiere versano a queste OTA. Una piccola percentuale potrebbe anche essere destinata a un fondo, a rimpinguare un fondo di rotazione, vuoi per i finanziamenti alle strutture, vuoi per la riqualificazione delle strutture, che è un altro problema importante, quello delle riqualificazioni delle strutture alberghiere e in genere ricettive. Quindi discutendo di turismo e discutendo di un comparto così importante come quello che abbiamo fino a poco fa dipinto, allora situazioni, soluzioni e opportunità ce ne potrebbero veramente essere tante. Perfetto. Facciamo un salto indietro all'inizio, quando parlavamo appunto della potenza di fuoco che si era conclamata dal governo, che diceva soprattutto dal primo ministro Conte, no? Diceva appunto che avrebbero messo una potenza di fuoco mai accaduta di risorse economiche proprio per far fronte a questa pandemia, no? Economica.
Lei cosa si aspetta personalmente dal decreto che dovrà arrivare a giorni? Perché oramai dopo 2 mesi non abbiamo visto nulla, c'è gente che non ha visto neanche la cassa integrazione, i cosiddetti 600 euro non sono arrivati a tutti, ma soltanto una parte, circa un 70% degli aventi diritto. Quali sono le sue sensazioni? Che cosa si aspetta, ecco, da questo decreto, proprio per ultimare? No, guardi, sulla cassa integrazione mi consenta di parlare male della mia regione, che è la Sicilia, che non è riuscita a esitare la cassa integrazione in deroga. Addirittura i funzionari che sono chiamati a esitare queste domande e trasferirle all'INPS, perché siamo una regione a statuto speciale, hanno preteso un bonus di 10 euro a pratica. E la cosa gravissima è che questi 10 euro di bonus a pratica è stata contrattata dagli stessi sindacati che ecco, si sono fatti sentire poco sul fatto che ancora oggi un centesimo dalla cassa integrazione non è arrivata e da noi non potrebbe arrivare, considerato che su 22.000 richieste ne sono state esitate poco meno di 2.000. Quindi in un momento così tragico, in un momento di così estrema difficoltà, ma ci si pensa alle imprese? Perché vede, i dipendenti sono i nostri dipendenti, quindi vengono da noi a chiedere anche un anticipo, un acconto, che in queste condizioni è difficile anche per noi fare fronte, però sono i nostri dipendenti, sono veramente il nostro patrimonio umano che va rispettato. 600 euro. Non sono arrivate a tutti, ne dovevano arrivare altre 600, altre 800, non credo arriveranno, ma mi auguro che queste possano arrivare, se non altro per accettare un segnale da parte di un governo che fino ad oggi è andato avanti a proclami, anticipando con le conferenze stampa i decreti che poi uscivano dopo 2-3 giorni, che uscivano dopo 4-5 bozze, che ci facevano impazzire e che non hanno trovato poi attuazione pratica, concreta, delle regole e delle misure che queste prevedevano. Cosa aspettarsi? Non più proclami, regole certe e immediate. 25.000 euro, o meglio, il 25% del volume d'affari dell'anno precedente fino a un massimo di 25.000 euro garantiti al 100% da Mediocredito Centrale. Non è necessaria la valutazione delle banche nel merito creditizio, non è necessario aspettare la delibera da parte del Mediocredito Centrale. Non c'è un istituto di credito che non abbia valutato la pratica con il merito creditizio, non c'è un istituto che non stia aspettando il congelamento della garanzia da parte del Mediocredito Centrale. Allora, per non parlare delle misure più di importo maggiore, queste non risultano per le piccole e le micro e le medie imprese esserne state erogate. Se leggesse il report della Banca d'Italia, per queste di importo superiore se ne leggono 170 pratiche già erogate per un importo di 12 miliardi di euro. Evidentemente c'è chi sa fare bene lobby, ci sono imprese e imprese e chiaramente le piccole e le medie imprese vengono lasciate da canto. Anche lì, se noi andassimo a ritroso nelle dichiarazioni di qualche giorno fa di un presidente di un'importante associazione di categoria che dice basta interventi a pioggia, basta interventi alle micro e piccole imprese. Allora non ci sono imprenditori di serie A e non ci sono imprenditori di serie B. L'Italia ha il maggior numero di partite IVA rispetto agli altri paesi europei. Ha un concetto di distribuzione commerciale abbastanza frastagliato, riscontrabile solo nel nostro paese, perché se noi andiamo a Roma troviamo negozi in centro, troviamo negozi in periferia e in estrema periferia. Se noi andiamo a Berlino troviamo i negozi solo nel centro, poi troviamo dei centri commerciali, ma in periferia, in estrema periferia, difficilmente si ritrovano bar, si ritrovano negozi, proprio perché è una caratteristica nostra quella di fare e di saper fare impresa. E quindi, ripeto, non devono esserci queste differenze. Ieri, e glielo dico come perché mi è suonata come beffa, è un'esperienza personale mia, della mia azienda,
che io ho un'azienda storica di tessuti, ma sono anche albergatore, per questo sono presidente di Assoturismo. Nell'azienda storica di tessuti ha 114 anni. L'altro ieri mi hanno addebitato, la banca mi ha addebitato il canone POS, 46 euro, poco, ma il canone POS per inattività. Io sono chiuso, essendo un negozio di tessuti storico, sono chiuso per DPCM da 2 mesi, mi hanno fatto pagare 45 euro perché non ho transato, perché non ho fatto nemmeno un'operazione POS, perché giustamente ho la... Paradosso. È un paradosso, è una beffa, non sono 45 euro che le avrei risparmiate con grandissimo... Ma il gesto simbolico che è negativo. Però è un... Ma non solo simbolico, non è corretto. Perché se io dovessi essere fuori anche di 10 euro, probabilmente l'istituto di credito mi chiama, ma non vedo perché debba attendere dei provvedimenti, debba attendere delle procedure interne per poter fare cose che sembrano non scontate, che non suonino magari poi come dei veri e propri paradossi, come diceva lei. Io però ho saltato la sua domanda, che era... Niente, volevo farne un'altra domanda nel frattempo. Un piano europeo per rilanciare il turismo, che cosa intende? Ma guardi, ieri noi siamo stati auditi al Parlamento europeo, sia io che anche gli altri vertici delle altre associazioni di categoria, e proprio per quell'importanza. Innanzitutto, il piano strategico del turismo significa che per la prima volta in campo europeo dobbiamo considerarci come paesi membri dell'Europa Unita. Proprio per quel motivo il primo paese per visite è la Francia, il secondo paese è l'Italia. Quel famoso 68% di spesa viene distribuito in Francia, Spagna, Italia, Germania, Olanda e Gran Bretagna, in questo ordine. Quindi il piano strategico, o meglio l'allarme crisi, non può chiaramente interessare solo i confini italiani, ma deve prevedere un piano di ripresa a livello europeo. Abbiamo chiesto, considerato che quest'anno scade nel 2021 il settennato per quanto riguarda i fondi strutturali, per quanto riguarda la programmazione europea, che questi fondi vengano previsti anche e soprattutto per il turismo, anche e soprattutto per una ripresa omogenea della filiera del turismo. Abbiamo anche, devo dire, questa è stata una proposta che arrivava dall'onorevole Tajani, proprio per dire che noi facciamo impresa e non guardiamo da chi arriva, da quale parte arrivi la proposta, ma l'importante è che la proposta arrivi. Parlava della possibilità di introdurre un credito di imposta a proposito di coloro i quali, o meglio per tutti, in favore di tutti i turisti europei che viaggiano all'interno dell'Europa. Quindi tutti i turisti europei che viaggiano all'interno della Comunità Economica Europea avranno la possibilità di potersi scaricare dalle tasse sotto il punto di vista del credit tax quanto speso. Questo potrebbe invogliare questa circolazione all'interno della Comunità Economica Europea, anche, diciamo così, in tempi certamente minori rispetto a quel recupero di fiducia del turista viaggiatore di cui parlavamo poco fa. È necessario intervenire. Abbiamo parlato dei corridoi per quanto riguarda i flussi turistici, si parla della Croazia, si parla di... Allora, la regia anche lì deve essere europea e deve essere soprattutto una regia che abbia e guardi con lungimiranza alla ripresa del comparto turistico. L'Europa, e qui non parliamo dell'Italia, l'Europa è la prima destinazione mondiale per quanto riguarda il turismo. La facciamo da padroni, significa metterla, diciamo così, a valore aggiunto, significa anche doverci confrontare con un calo significativo di presenze che sarà determinato dal mancato arrivo dei flussi turistici americani. E noi sappiamo quanto gli americani stiano particolarmente attenti a queste emergenze sanitarie, ormai diffuse in tutto il territorio mondiale, ma chiaramente questo mancato arrivo degli americani a noi farà tanto danno. Però io, se mi consente, mi sono ricordato la prima parte della domanda precedente, sì. Cosa ci aspettiamo
dal decreto aprile, ormai maggio. Certo. Ci aspettiamo. E se dovesse anche fare un appello, che cosa direbbe? Quali sono i punti che toccherebbe maggiormente? Noi ci aspettiamo. Allora, facciamo assieme. Quello che noi chiediamo è il fondo perduto. Noi abbiamo necessità di introdurre una liquidità immediata, fresca, ma immediata nelle casse delle nostre aziende, con un fondo perduto. 6 anni più 2 di preammortamento, di maggiore indebitamento, non portano a nulla, non portano affatto a nulla. Noi abbiamo necessità di avere un piccolo fondo perduto. Se proprio non dovessero accordarci il fondo perduto, dateci la possibilità di rimborsare a tasso agevolatissimo, ma per un periodo di tempo non inferiore ai 15 anni. Io non lo vorrei nemmeno pronunciare o prospettare questa seconda opportunità. Noi vogliamo il fondo perduto, desideriamo venga dichiarato lo stato di emergenza del turismo, desideriamo che ci sia una profonda sburocratizzazione delle procedure, non solo in questo periodo definiamolo emergenziale, ma anche che questa sburocratizzazione continui nel periodo ordinario, definiamolo così. Poi desidereremmo avere un anno bianco, il 2020, dal punto di vista fiscale, tributario, contributivo, è andato. Quando diciamo che la filiera del turismo, che è il comparto che ha dato le maggiori soddisfazioni dal punto di vista economico, se dovesse ripartire a luglio, e siamo purtroppo quasi tutti convinti, non lo diciamo, se dovesse ripartire a luglio fatturerebbe il 20%, non in meno, ma il 20% di quanto fatturato nel 2019, probabilmente questi soldi non serviranno nemmeno per contenere il danno, per arginare la perdita. E poi discutere su un 2021 di ripresa, di promozione, di coordinamento, di messa in campo di tutti gli strumenti che non devono essere, diciamo così, sperperati, ma devono essere a questo punto investiti nell'interesse non solo delle imprese, ma nell'interesse dei nostri figli, perché gli italiani, i nostri giovani che oggi abbiamo costretto e chiusi a casa, e devo dire ci sono stati, domani quando usciranno dovranno avere la possibilità, l'opportunità di poter vivere in questo paese, di poter fare impresa. Oggi a queste condizioni, in queste condizioni è veramente difficile. Il ministro ci ha promesso la tax credit. Allora, tutti i segnali che arrivano possono essere importanti. Abbiamo poco da poter compensare di tasse il prossimo anno, non fattureremo nulla, quindi tax credit ci ha promesso, almeno così leggevo, il fondo emergenza del turismo, e vediamo se questo potrà vedere luce. Ha promesso i bonus vacanze. Ora, i bonus vacanze, è una mia idea, ma la dico, saranno validissimi nel 2021, molto meno nel 2020. Noi gradiremmo nel 2020 che le stesse somme, lo stesso stanziamento arrivasse sotto forma di fondo perduto. Per il 2021 ci scommetteremo anche con i bonus vacanze, ma i bonus vacanze da soli non sono certamente sufficienti a far sì che una filiera possa tirare il fiato, tirare il respiro, anche perché la stragrande... Il nostro è un paese che si era abituato a discutere, a ospitare gli stranieri. Il turismo regione su regione, il turismo Italia su Italia, ha un significato ed ha pur sempre un valore percentuale, ma certamente non è la soluzione a tutti i nostri mali. Dobbiamo... Ecco, in un paese malato di burocrazia non sarebbe il caso di sburocratizzare diciamo tutte le pratiche per poter accedere al credito, ma tutti gli interventi necessari, perché in questo momento veramente si fa una fatica bestiale. Abbiamo fatto l'esempio del decreto liquidità. Ma scusate, ancora non aspettiamo, anzi stiamo di nome. Altri paesi hanno utilizzato l'elicotter money, diciamo, per poter rendere liquidità alle famiglie. Qui siamo ancora a vedere se ci sono i fondi. La Svizzera, la Germania, ma il presidente della Camera di Commercio dell'Alto Adige, se non ricordo male,
che ha un'azienda anche in Germania, ha pubblicato la richiesta con l'orario in cui è stata fatta la richiesta alle autorità tedesche e l'orario quando gli è arrivato l'accredito di 15.000 euro che praticamente sono intercorse 6 ore. Allora, noi, l'ho detto poco fa, dalla conferenza stampa al decreto presentato in conferenza stampa, aspettiamo. Noi dal decreto liquidità, un istituto, un primario istituto di credito che ha anche rilevanza europea e che opera in Italia, chiaramente ieri ha inoltrato le procedure, la modulistica per poter presentare gli importi maggiori ai 25.000 euro. Allora, e siamo in emergenza, perché se non fossimo stati in emergenza, allora questi provvedimenti non li avremmo mai visti. Cioè, questa eccessiva burocrazia non è conducente, non porta a nulla, anzi, porta a Ma in tutti i sbagliare di più. settori, non soltanto turismo, in tutti i settori. In tutti, no, è lì in tutti, non solo, ma porta purtroppo anche a casi eclatanti come quello del nostro collega di Napoli. Adesso io non voglio né fare vittimismo perché queste sono cose che a un imprenditore come noi veramente segnano e segnano profondamente perché la notte quando ci corichiamo spesso non dormiamo. Anche lì, se la riapertura non coincide con la ripartenza, spesso noi il fatto di coricarci per dormire non coincide con il fatto di addormentarsi veramente. Noi non vorremmo, perché l'imprenditore, a mio avviso, sonni tranquilli non ne farà mai perché altrimenti vuol dire che c'è troppa tranquillità. Però vorremmo, ecco, non dormire confrontandoci con l'overtourism, ecco, è un augurio, con l'overtourism, ma non certamente con la burocrazia, non certamente con le aperture. Bene, ora il turismo, la filiera del turismo, che è la filiera che meno per il proprio DNA si uniforma a questi protocolli sanitari, perché turismo significa assembramento, significa stare uno sopra l'altro, significa divertirsi. Allora, quando noi riapriremo, cosa significherà avere controlli? Che è giusto che ci siano, io non sono per i, non, io sono per i controlli, ma in un pub, questi giovani, i nostri giovani che usciranno e si andranno ad assembrare per lo spritz piuttosto che per l'aperitivo, chi avrà la responsabilità? Cosa potrà fare il gestore? Significherà avere e ricevere una raffica di sanzioni? Cioè, dateci quelle famose regole certe e quei tempi certi che ci consentano di poter stabilire, ecco, se possiamo e se vale la pena riaprire, se possiamo e se vale la pena stare chiusi. Così, abbandonati a noi stessi, guardi, si parla di riaprire il 18 alcune tipologie e non sappiamo cosa. Spiegatemi perché il 18 debbano riaprire i musei e non i bar e i ristoranti. Perché da lunedì all'interno delle tabaccherie è possibile ritornare a giocare al lotto, a Superenalotto, alle slot machine, in esercizi dove mediamente, no, esercizi che mediamente hanno dagli 8 ai 10 metri quadri, quindi in esercizi veramente piccolini per quadratura. Mentre noi dobbiamo aspettare come abbigliamento il 18. L'abbigliamento che è un'attività dove tu necessariamente, anzi, sei in grado di poter controllare le entrate, sei in grado di poter gestire questa sanificazione. Quindi ci sono degli aspetti che non quadrano, ci sono degli aspetti che non tornano e che per un imprenditore invece è importante sapere. Perché l'impresa si basa su quelle famose regole certe che ti consentono di poter affrontare a viso aperto, ecco, il commercio, l'impresa, il rischio, ecco, dell'impresa. Certo. Concludiamo allora con una domanda particolarmente complicata. Come sarà la nostra estate? Ah, questa è bella. Questa è una domanda complicata. Io mi auguro che l'estate parta. Che parta, certo, non ci possiamo aspettare i volumi
cui eravamo stati abituati negli ultimi anni. Un'estate quindi a volumi bassi, a bassi regimi, ma mi auguro che il turismo regione su regione e il turismo nostrano in generale dia la possibilità, ecco, quantomeno di contribuire in quell'aiuto che il governo fino ad oggi non ci ha dato, ma dia la possibilità alle imprese di poter muoversi, ai lavoratori delle imprese di poter lavorare e all'italiano in genere di tirarsi fuori da questa fase, devo dire buia, sicuramente, da questa fase che ci ha visto dentro casa, che ci ha visto ecco, chiusi, confinati dentro le mura di casa, mura amiche, mura domestiche, ci mancherebbe, ma che praticamente in alcuni casi mal si sposano con il carattere dell'italiano, che è quello anche di divertirsi. La bella stagione porta con sé la voglia di divertirsi, ecco, in maniera consapevole, rispettando le regole, rispettando soprattutto le regole del contingentamento sanitario, perché è fondamentale, senza parlare di distanziamento sociale, perché suona male sociale, ma bensì di distanziamento fisico, ecco, questo sì, ma che si abbia questa voglia e questa possibilità di uscire. D'altra parte, gli scienziati e i virologi ci vengono in aiuto dicendo che con il caldo questa curva epidemiologica si abbasserà. Chiaramente ne dovremo fare conti poi con l'arrivo dell'autunno, ed è importante, ecco, lì essere preparati non solo da imprese e da imprenditori, ma essere preparati come paese Italia, perché Dio non voglia dovesse tornare questa situazione, ecco, deve trovarci pronti, perché tutti abbiamo nel cuore, non negli occhi, ma nel cuore, le immagini dei camion dell'esercito di Bergamo, le situazioni di Brescia, e parlo della Lombardia perché è lì che c'è stato l'epicentro, definiamolo così. Poi è un problema che ha interessato, diciamo così, da nord a sud, tutte le imprese, tutti i cittadini, tutta l'Italia. Ecco, lì ci siamo probabilmente riscoperti un po' più italiani di quanto non lo fossimo prima del Covid-19. Benissimo, allora ringraziamo per questa intervista il presidente Vittorio Messina. Noi rimaniamo ancora un attimo in collegamento anche offline per salutarci. Diamo appuntamento a lunedì alle ore 15 ai nostri amici di Facebook, che saremo in collegamento diretto con la Regione Liguria, con l'assessore regionale al turismo, appunto per poter disquisire sulle tematiche territoriali della Regione Liguria, il dottor avvocato Giovanni Berrino. Vi diamo appuntamento appunto a lunedì alle 15. Vi saluto tutti, ringrazio di nuovo il dottor Messina e buona giornata e buon weekend a tutti. Grazie, a risentirci per parlare di turismo quando riprenderà. Grazie. Aspetti ancora un attimo prima di chiudere, così almeno.